Dopo aver vinto insieme a Mahmood il Festival di Sanremo con il brano Brividi, Blanco ha annunciato nuove date live del suo Blu Celeste Tour. Gli appuntamenti si aggiungono al fitto numero di concerti già sold out del cantante, che a maggio rappresenterà l'Italia a Torino nell'Eurovision Song Contest 2022. Proprio a causa del nuovo impegno, gli show di Bologna e Brescia sono posticipati. Oltre ad aver collezionato in meno di un anno 27 dischi di platino e 7 dischi d'oro, Blanco è il più giovane artista italiano ad essersi posizionato per 18 settimane al primo posto della classifica FIMI dei singoli più venduti e il secondo artista del 2021 più ascoltato su Spotify. I biglietti per tutte le nuove date sono disponibili da oggi. La conferma è arrivata. Sony Pictures ha scelto Dakota Johnson per interpretare Madame Web, la prima donna ragno. L'attrice della saga 50 sfumature di Suspiria ha pubblicato una storia con uno sfondo nero e una piccola con la ragnatela al centro. Madame Web, alias Cassandra Web, è affetta da un disturbo neuromuscolare che l'ha resa paralizzata e cieca, ma è dotata di diverse abilità che la rendono molto potente, come telepatia, proiezione astrale e chiaroveggenza. Il suo nome da superdonna deriva dalla macchina che la tiene in vita. Le riprese di Madame Web prenderanno il via quest'anno. La pellicola sarà diretta da S.J. Clarkson. È online il nuovo singolo di Nicki Minaj, Do We Have a Problem feat. Lil Baby. Diretto da Benny Boom, il video è già online. La clip è incentrata su una rapina in banca ad alto numero di motori, con una produzione degna del grande schermo. Per celebrare l'uscita del brano, Nicki ha occupato la Crypto.com Arena durante la partita dei Los Angeles Clippers, dipingendola di rosa e offrendo ai fan un primo ascolto inaspettato del nuovo singolo. La mascotte della squadra ha accolto l'artista con un'esibizione su Super Base e le ha regalato una maglia personalizzata. Con le riprese di Uncharted, Tom Holland ha messo a dura prova la sua resistenza fisica e mentale. L'attore, in un'intervista a The Hollywood Reporter, ha raccontato di aver avuto un esaurimento nervoso e di aver chiesto lo stop delle riprese. «C'è stato un momento in cui ho dovuto fare la chiamata e dire: ragazzi, avrò bisogno di un fine settimana, perché in caso contrario cadrò a pezzi», ha detto Holland. L'attore tornerà sul grande schermo il 17 febbraio con il film Uncharted, dove interpreta Nathan Drake, ladro astuto che viene reclutato dall'esperto cacciatore di tesori Victor Sully Sullivan, interpretato da Mark Wahlberg, per recuperare una fortuna persa da Ferdinando Magellano 500 anni fa. Tornano domani nella prima serata di Italia 1 le Iene, alla conduzione del programma una coppia inedita, quella formata da Teoma Muccari e Belen Rodriguez, già colleghi di lavoro nel programma Tu sì che vales. Ad affiancare i nuovi conduttori anche un cast di giovani talenti. Nell'edizione in arrivo verrà dato spazio agli aspetti legati all'ironia, alla comicità e allo spettacolo, ma non mancheranno i tratti distintivi del programma come le inchieste e i reportage.